In occasione della giornata mondiale in difesa dell'ambiente, è intervenuto ai nostri microfoni il presidente dell'Osservatorio Europeo del Paesaggio, Angelo Paladino, il quale ha sottolineato che per difesa dell'ambiente si intende anche la difesa del paesaggio che ci circonda, con i relativi centri storici che ormai in tanti paesi del Vallo di Diano sono stati abbandonati. Credo che il paesaggio deve essere difeso innanzitutto difendendo i centri storici e i centri abitati, che sono la storia della nostra comunità. Il paesaggio è fatto da una componente territoriale e da una componente umana. Insieme l'uomo e il territorio fanno il paesaggio. Ora, questa disattenzione sul recupero dei centri storici e dei centri abitati, questa disattenzione su un abbandono ormai che da decenni si sta verificando, sta portando a gravissimi danni. Paladino quindi analizza quella che lui definisce una vera e propria desertificazione che si sta vivendo anche a Sala Consilina, relativamente sia allo spopolamento che alle attività commerciali che hanno chiuso. Sono decine le attività commerciali storiche della cittadina che hanno abbassato le serrande negli ultimi tempi, ha sottolineato il presidente dell'Osservatorio Europeo del Paesaggio. C'è un abbandono, una desertificazione in questo senso, e poi c'è un abbandono anche del centro abitato sopra Piazza Umberto I. I primi crolli di abitazione a ridosso di Piazza Umberto I, nelle parallele sovrastanti, che hanno comportato l'intervento diretto del comune, che ha dovuto spendere decine di migliaia di euro per mettere in sicurezza una zona dove ci sono stati appunto questi crolli, una zona dove ci abita molta poca gente, e quelli che sono rimasti tendono di andare via. Allora ci vogliono delle iniziative forti dal punto di vista amministrativo e politico, e mettere al primo punto dell'agenda politica per quelli che oggi governano e quelli che governeranno dopo le elezioni, affinché si affronti il discorso della desertificazione con delle scelte precise a favore di chi vive nei centri storici. Ultimo punto toccato dall'avvocato Paladino nella nostra intervista: il parcheggio mai realizzato dinanzi allo storico cinema Adriano a Sala Consilina, un progetto datato 1991 che porta anche la firma di Paladino, un servizio utile ai cittadini del centro storico e ai commercianti, che invece, denuncia Paladino, è diventata un'area per l'abbandono di rifiuti, una discarica a cielo aperto. Il progetto, termina Paladino, c'è, non ho ancora capito perché non è stato mai realizzato.